Nel mese di agosto la Toscana ha fatto i conti con un bilancio pesantissimo sugli stati di emergenza emessi per la siccità, per gli incendi, almeno una ventina al giorno, e in ultimo per l'ondata di maltempo che ha provocato danni ingenti a diversi territori, in particolare a Lucca, Carrara e in provincia di Firenze. Una situazione che non può essere più considerata eccezionale ma ordinaria, lo ha detto il presidente della regione, Eugenio Giani. È indubbio che io dovrò rimodulare i bilanci d'ora in avanti nel tenere un consistente fondo per far fronte a quelle necessità con ordinanza di somma urgenza per riparare a queste situazioni. Cambia veramente l'approccio al governo del territorio. Sullo stato di emergenza nazionale per il maltempo, prosegue Giani, a parole ho ricevuto rassicurazioni dal direttore della Protezione Civile Curcio. Lo stato di emergenza arriverà alla prima riunione del Consiglio dei Ministri. Intanto la regione pensa a realizzare laghi, laghetti e invasi per evitare la devastazione delle colture estive, oltre a rivedere il codice del paesaggio per far fronte alle energie rinnovabili e ad abbattere la normativa sulla privacy che non permette di avvisare il cittadino su calamità in atto sul territorio, come l'arrivo di trombe d'aria. Sugli eventi calamitosi degli ultimi giorni parla anche il presidente di Ambi Toscana, ente che riunisce i consorzi di bonifica a proposito degli eventi meteo eccezionali. Serve una presa di coscienza collettiva. Abbiamo cementificato, inquinato, costruito dove non era possibile, edificato e poi condonato, tombato canali per realizzare soprastrade e palazzi. Di fronte a un mutamento epocale come quello del clima non servono capri espiatori, e conclude: a volte i danni derivano da situazioni oggettivamente ingestibili. Dobbiamo progettare il nuovo, in modo diverso, cambiare il rapporto con l'ambiente.